Sindaco, io credo che sia una cosa importante, devo dire la verità, un capodanno fatto in casa, io l'ho ripetuto più volte e devo dire che per essere il primo capodanno che io faccio l'assessore, a 4 mesi dal mio mandato, è una parte che mi rende orgoglioso. Orgoglioso perché ho avuto a che fare con tanta gente che in Peria mi chiedeva sempre: ma a capodanno non possiamo fare qualche cosa noi periesi, ci sono degli artisti che hanno piacere di salire sul palco, guarda che lo facciamo a costo zero, guarda che non... E effettivamente devo dire la verità che è stato così, abbiamo selezionato, o meglio, mi sono fatto dare una mano da chi era più, insomma, più indicato in quel campo lì per selezionare alcune persone che hanno fatto e che faranno delle esibizioni. Tanti sono esibiti nei karaoke della provincia e oggi sono qui con noi. Abbiamo anche un prodigio, una bimba che salirà sul palco anche lei a Capodanno a cantare, io l'ho sentita più volte e è una cosa importante. E il discorso potrebbe essere breve, ma non lo sarà perché purtroppo, nel senso, non purtroppo, fortunatamente abbiamo avuto tanti sponsor, tante persone che ci hanno dato la mano, che io tengo oggi a ringraziare. Fino ad oggi non siamo usciti, ma è giusto che sia così. Anche tanti commercianti di Calatacuno, ad esempio la location è stata indicata proprio in Calatacuno perché in Piazza Dante, pensiamo che sia stato fatto, come diceva prima il sindaco, Capodanni comunque alto livello degli anni passati, quest'anno perché non portarlo in Calatacuno dove il livello comunque imperiese alzerà sicuramente la soglia dei talenti che ci sono nella nostra città.